Di suspense, sta su. Molla, molla. Abbiamo sconfitto il Newton questa volta. Il suonatore di liuto, il quadro di Caravaggio, è appeso nelle sale del Museo del Violino da oggi pomeriggio. La premessa dovuta è che, nonostante l'alta definizione dei nostri mezzi televisivi, le telecamere non rendono la bellezza e la suavità di questo quadro, dipinto protagonista della mostra Monteverdi e Caravaggio, suonare strumenti e figurare la musica, ospitata al Museo del Violino di Cremona dall'8 aprile, con inaugurazione domani, al 23 luglio. Queste immagini dunque sono un'anteprima della nostra emittente. Il prezioso quadro è arrivato ieri sera tardi ed è stato liberato dai vari involucri protettivi soltanto nel pomeriggio di oggi, quando, alla presenza di Virginia Villa e Paolo Bodini, il conservatore della galleria inglese dove si trova il quadro ha staccato i sigilli. Questo dovrebbe essere top. Attimi quasi incredibilmente sacri, ma certamente carichi di emozione per vedere quel quadro che darà ancora più lustro a Cremona nei 450 anni di Monteverdi. Posizionato poi nelle stanze della mostra del Museo del Violino, il dipinto del 1597 è pronto a emozionare con una luce soffusa e una bellezza di tratti e colori che soltanto un quadro di Michelangelo Merisi può dare. Attorno a lui gli strumenti dell'Orchestra dell'Orfeo, selezionati seguendo le indicazioni annotate nelle prime edizioni a stampa dell'opera, eseguite la prima volta esattamente 410 anni fa.